Buonasera, oggi venerdì 13 aprile 2012, sono le ore 21 precise e iniziano le trasmissioni di Liberi.tv. Io sono Gianni Colacione. Liberi.tv è una web tv, il nucleo di un'associazione omonima che si è costituita secondo le regole del codice civile da qualche settimana. Ed è disciplinata da uno statuto che potrete trovare sul sito omonimo appunto liberi.tv e le attività principali dell'associazione sono praticamente l'associazione è un'associazione di promozione culturale, non abbiamo nessun tipo di delimitazione prefissata e utilizziamo, è un'associazione telematica, utilizziamo ovviamente gli strumenti telematici come la rete che ci sono disponibili. Come potete osservare, l'associazione si è costituita appunto con le attività e le sinergie di un gruppo promotore di amici e compagni radicali che sono dislocati un po' su tutto il territorio nazionale. Come d'altra parte soltanto una realtà telematica consente di fare, almeno con strumenti economici piuttosto scarsi. Questo gruppo appunto io vorrei oggi presentarvi in questo spazio che sarà destinato nelle prossime trasmissioni appunto al direttore, che sono io, che si chiama appunto La Virgola del Direttore. Questo spazio oggi mi sembra doveroso per tutti coloro che ci seguono dedicare alla presentazione di questo progetto. E soprattutto anche alla presentazione di coloro che fanno parte del gruppo promotore. Vorrei partire appunto da quelle che sono inizialmente le cariche associative. Riccardo Cristiano è il presidente dell'associazione, amico e compagno radicale del comitato, facente parte del comitato dei radicali italiani, è attivo dalla Calabria. Lo vedremo in azione diciamo nelle settimane e nelle varie sessioni diciamo di dirette anche con una trasmissione che è un format, una trasmissione che si chiama Certi Diritti. Lo vedremo anche poi dopo, ve lo presenterò anche questa sera stessa, lo vedremo quando vi presenterò il palinsesto fra qualche minuto. In questo momento Riccardo Cristiano è tra l'altro impegnato anche nella regia di questa diretta e quindi lo ringrazio. Donato Volpicella è il segretario dell'associazione Liberi.tv, amico anche lui, compagno radicale, membro è attivo in Puglia e agisce praticamente sulla realtà radicale locale e fornisce il suo prezioso contributo senza apparire anche come webmaster del sito Liberi.tv. Tutto quello che vedete all'indirizzo Liberi.tv è merito suo. Ci adopereremo con un'azione di lobbying per farvelo conoscere anche in video, non assicuro risultati, però insomma pian piano cercheremo di essere come la pietra che scava, la goccia che scava la pietra. Io sono Gianni Colacione, sono il direttore, agisco appunto, sto a Roma e appunto come vi dicevo condurrò questo spazio di apertura e qualche altra trasmissione, questo spazio appunto La Virgola del Direttore è oggi chiaramente dedicato alla presentazione del progetto. Giancarlo Calciolari, amico, psicanalista e chef, scrittore e responsabile del sito transfinito.eu. Lui è dislocato in Trentino, è il più nordico di tutti, ma non nordista, e condurrà appunto per Liberi.tv una trasmissione che abbiamo pensato di intitolare A tavola con la psicanalisi. Probabilmente forse è la nostra trasmissione un po' più inconsueta. Ci sono in questa trasmissione ci prefiggeremo di fornire dei contributi non solo legati al mondo della psicanalisi, ma anche in modo più ampio alle varie proposte editoriali che Giancarlo riterrà opportuno di presentare, varie proposte editoriali, insomma uno spazio culturale inteso nel modo più ampio possibile, come d'altra parte è intesa la mission, diciamo lo spirito del progetto di Liberi.tv.
praticamente non cercheremo di non porci dei confini in questo spazio, appunto la tavola con la psicanalisi, non ci vorremo nessun confine dal punto di vista culturale, e arriveremo anche a parlare di alimentazione e di cucina, quindi di alimentazione che pure con delle connessioni con la psiche le ha, potete fidarvi. Marco Marchese è un amico e compagno calabrese, supporto importante per l'esperienza di militanza politica. Lui è già stato appunto membro del Comitato dei Radicali Italiani, è molto attivo sul territorio nella lotta praticamente contro le mafie, è autore anche appunto del sito tematico aboliamolemafie.it e anche di vari articoli sull'inquinamento da amianto. Dopo Marco Marchese c'è appunto Silvana Bononcini. Silvana Bononcini è un'amica appunto radicale storica. Lei ama definirsi capra telematica perché è poco, diciamo, pratica, come lei dice, appunto, di questioni mediatiche, di realtà virtuali, di internet e quant'altro, però fornisce il suo prezioso contributo a questo progetto di Web TV con una consulenza che potremmo definire politica e umana. E appunto lei, tra le altre cose, appunto, ha una certa esperienza di militanza politica, è stata attiva nella politica radicale a Bologna, attualmente è coinvolta nell'iniziativa di Benedetto della Vedova, della sua associazione Libertiamo, e agisce, si chiama Bononcini, agisce dalle montagne dell'Appennino emiliano. In ultimo, ovviamente non per ordine di importanza, ma soltanto per ordine alfabetico, Stefano Russo è un amico di mestiere pubblicitario, lui sta a Verona, si definisce Lupo Padano, ha un passato di militanza nell'estremismo di destra e collabora praticamente a questo progetto editoriale che è anche un progetto grafico, che è anche un progetto che ovviamente abbiamo cercato di realizzare con attenzione a certi criteri più o meno estetici, collabora ovviamente con la sua sensibilità professionale, fin dalla stesura, dalla creazione del sito stesso, fino appunto ad arrivare alla realizzazione del logo dell'associazione che potete vedere alle mie spalle. È un logo che abbiamo ritenuto importante e soprattutto abbiamo cercato di realizzarlo con un'attenzione alla possibilità di esprimere un po' quello che è lo spirito dell'associazione, cioè praticamente un qualcosa di semplice, qualcosa anche in qualche modo pensiamo sia stato realizzato qualcosa di elegante, e appunto questo logo appunto che potete vedere alle mie spalle, che sta girando in varie colorazioni nello sfondo. È stato poi peraltro questo logo, non è stato un lavoro semplice, abbiamo avuto vari progetti, elucubrazioni, realizzazioni, ripensamenti, insomma alla fine è uscito fuori questo progetto, questa realizzazione definitiva. Per quanto a chiusura, appunto, questo qua è il gruppo promotore, a chiusura appunto di questa presentazione volevo appunto farvi sapere appunto che Liberi.tv si caratterizza come web TV, utilizzando appunto gli strumenti della rete che lo consentono, anche per una interattività con i video web ascoltatori. Una interattività che cercheremo di porre in essere con l'interazione nella diretta con una chat. Non è soltanto questo, sappiate che Liberi.tv appunto ha un sito dove potete già trovare, nonostante appunto stiamo cominciando in questo istante, potete già trovare dei contenuti, delle interviste che abbiamo raccolto, e quindi cerchiamo di, è nostra intenzione instaurare una sorta di rapporto di scambio, non soltanto durante la diretta, ma anche in seguito con la frequentazione da parte di chi ci segue, di voi tutti,
del sito, con la possibilità appunto di porre dei commenti, delle critiche, dei suggerimenti a tutto ciò che abbiamo fatto, che ovviamente consideriamo importanti per poter migliorare un pochino la forma e anche la realizzazione. Una cosa che volevo dirvi ancora, che sembra scontata, però voglio dirla, è oggi un giorno importante per noi, il giorno di apertura, quindi ci sono due aspetti che giocano. Uno è l'aspetto emotivo, che come avrete potuto apprezzare è forte l'emozione, e che quindi potrà creare delle piccole imboscate alla scioglievolezza un pochino e alla linearità della trasmissione. Anche per quanto riguarda l'altro aspetto che gioca in questa prima giornata, è anche quello che riguarda la realizzazione un pochino tecnica, tutti quanti i vari strumenti che abbiamo apprestato. Probabilmente qualcosa andrà rodato un po' meglio, potranno esserci in pratica degli inconvenienti, delle imperfezioni che cercheremo di migliorare, e ovviamente facciamo affidamento sulla vostra comprensione. E, detto questo, che è un pochino una presentazione un po' sintetica sicuramente, ma non volevo essere troppo noioso, vi rimando ovviamente al nostro sito, dove potrete sicuramente accedere per esempio allo statuto, che è molto importante e che regola un pochino tutto quanto quello che è l'associazione in vari organi. Per chi sia interessato, anche per trasparenza, mi sembra doveroso dirlo che insomma ci sta un sito da poter navigare con varie altre informazioni che ovviamente non vi do qui in questo momento. Detto questo, io passerei alla presentazione del palinsesto di oggi. Oggi la virgola del direttore, che si comporrà sempre di questi due momenti, sempre è una parolona, poi insomma questa intenzione, se è una cosa positiva, continuerà a essere questa. C'è una prima parte di monologo non troppo lungo, che in questo caso oggi ho dedicato alla apertura e alla presentazione del progetto, e una seconda parte, ovviamente molto più breve, che sarà dedicata doverosamente alla presentazione del palinsesto che abbiamo peraltro pubblicato in rete, abbiamo cercato di diffondere, e che però ogni volta vi riproponiamo a capo, diciamo, della diretta, della sessione di diretta. A seguito appunto di questo spazio che ho condotto io, ci sarà appunto la trasmissione Spazio Certi Diritti, dal titolo Dove eravamo rimasti, condotta da Riccardo Cristiano, quindi diciamo intorno alle 21:16-17 più o meno, comincerà, condotta da Riccardo Cristiano, che intervisterà l'avvocato Lucio Dattola, che è consigliere nazionale dell'Arcigay. Intorno alle 21:50 circa, ovviamente speriamo la possibilità di rispettare le scadenze orarie il più possibile, una trasmissione che si chiama Voci Transnazionali. Praticamente sarà un pochino l'occhio sul mondo, tra virgolette, un pochino magari velleitario chiamarlo tale, per quanto riguarda liberi.tv. Cerchiamo appunto di ottenere, di avere e di fare degli aggiornamenti e di darvi delle informazioni con delle testimonianze che riteniamo ovviamente valide e attendibili nei vari posti del mondo, dove possiamo appunto ottenere peraltro tramite giornalisti o corrispondenti queste informazioni. Oggi ci dedicheremo agli aggiornamenti sulla questione siriana e intervisteremo, avremo appunto in diretta Shadi Amadi. Questo spazio lo condurremo Stefano Russo e io. Intervisteremo appunto Shadi Amadi, giornalista siriano ed esponente della comunità siriana in Italia. A seguito, intorno alle 22:20, una trasmissione Voci Radicali, che sarà appunto ovviamente un occhio che sta nel nome stesso
è indirizzato un pochino alle tematiche radicali, alla politica radicale, e parleremo di questo evento importante che è in preparazione da parecchie settimane, che è appunto la seconda marcia per la giustizia, l'amnistia e la libertà. E questo spazio lo condurrò io e intervisterò Irene Testa, organizzatrice di questo evento, insieme ad altri compagni radicali. Intervista appunto Irene Testa sulla richiesta al Parlamento per un impegno concreto e solerte, adeguato ad affrontare le drammatiche condizioni in cui versano la giustizia e le carceri nel nostro paese. Questo spazio, appunto, Voci Radicali, si protrarrà intorno fino alle 22:50. La trasmissione successiva sarà a tavola con la psicanalisi, che vi avevo già accennato, sarà condotta, o meglio sarà curata e condotta da Giancarlo Calciolari, e in questo caso avremo una intervista registrata che verrà mandata in onda, un'intervista registrata allo psicanalista Gerard Haddad su un suo nuovo libro. La tematica è praticamente sono i campi di sterminio, psicanalisi a confronto con i campi di sterminio. Questo appunto appuntamento a tavola con la psicanalisi si porterà fino intorno alle 23:15. E a seguito avremo La leggera euforia, è una trasmissione di approfondimento sull'antiproibizionismo a cura di Claudia Sterzi, e oggi, ma non in seguito necessariamente, anche con me stesso che aiuterò nella conduzione, o che meglio lei aiuterà me, insomma ci aiuteremo a vicenda, ma insomma sarà lei che ci darà delle informazioni e degli approfondimenti. Spero più che altro di non fare troppo da tappezzeria, però voglio dire, è il primo giorno e ci sta anche quello. Claudia Sterzi, che vi presenterò in apertura di questa trasmissione più specificatamente. Prevediamo intorno alle 23:45 di chiudere le trasmissioni, sperando di essere sopravvissuti fino ad allora. Per il resto io vi auguro buona visione, vi ringrazio. Restituisco la linea a Riccardo Cristiano, la regia appunto fatta condotta da lui, e ovviamente al suo spazio Certi Diritti.